Ciao, voglio, come state? Spero bene. Qui tutto bene, giornata tranquilla oggi, domenica, cioè non tanto tranquilla, stamattina tranquilla, ma oggi pomeriggio invece, fra poco tra l'altro mi devo preparare, sono in commissione di esami in una scuola, fanno degli esami, quindi bene, bene. Andremo ad ascoltarci un po' di amanti della musica che spero che abbiano studiato e che siano preparati per sostenere questo esame, quindi sempre sono belle cose. A parte ciò, questo video era per fare due chiacchiere insieme e di discutere di alcune cose che accadono pianisticamente parlando. L'altro giorno una mia studente online mi manda un video di una sua esecuzione dove suona questo brano bellissimo, intenso, che non conoscevo e all'interno di questo brano ci sono dei passaggi di tremoli d'ottava. Noi sappiamo bene che il tremolo d'ottava, se non è fatto con la mano rilassata, a un certo punto iniziamo a sentirci Robocop su questo avambraccio, no? Se prendi, non so, il primo tempo della Parietica, dove c'è questa sinistra che fa do 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 do. Se non siamo, se non capiamo bene il rilassamento in questa zona qui, ci ritroviamo subito irrigiditi con conseguenza di un suono sporco, brutto, e poi suoniamo in modo affaticati. Quindi prima riusciamo a gestire queste cose e meglio è. Ecco, quando notiamo che sentiamo del dolore, è un passaggio non ci viene, pur studiandolo 10 ore sullo stesso passaggio, significa che c'è qualcosa da cambiare. Proprio per farti un esempio, è come se uno cerca di entrare in una porta, e ha due chiavi, una è quella giusta e una è quella sbagliata, e cerca sempre di entrare con la chiave sbagliata. Allora tu, caro amico mio, puoi stare lì anche 10 ore con la chiave sbagliata, ma quella porta non riesci ad aprirla, capito? Quindi bisogna trovare in ogni cosa la chiave giusta. Un altro mio allievo l'altro giorno mi fa: cavolo, guarda, questo passaggio qui funziona, funziona, cioè se tengo la mano così non funziona. Ho visto che se ruoto il mio corpo in questo modo non sbaglio mai. Cavoli, hai capito bene? Hai capito bene? Sono quei piccoli aggiustamenti che uno ci deve pensare. Allora, o ti vengono naturali e sei un fenomeno, non hai bisogno che nessuno te le dica, o ci devi pensare. In tanti miei spartiti c'è scritto: tieni il polso basso per risolvere questo passaggio, perché col polso alto quel passaggio non viene, c'è bisogno di un polso basso. Quindi non è vero che noi abbiamo un'impostazione e quella deve rimanere dall'inizio alla fine. Questa impostazione può e deve cambiare, come alcuni dicono: ma il pianoforte si suona con le dita a martelletto, e altri dicono: no, il pianoforte suona con le dita distese. Ci sono varie scuole di pensiero, varie teorie, ma secondo me la teoria migliore è sempre quella che ti fa avere le dita distese quando serve, magari in determinati passaggi in cui si suona sui tastinieri dove c'è bisogno di allungare di più le dita. Invece le dita a martelletto quando c'è bisogno di un certo tipo di agilità, cosa che magari le dita distese non sono in grado di darti, la stessa uguaglianza, eccetera, eccetera. Di conseguenza bisogna adattarsi. Bisogna continuare ad adattarsi, la vita è un continuo adattarsi, cercare sempre la soluzione giusta. Sicuramente se sei andato a lezioni di pianoforte o comunque bazzichi questo mondo, conoscerai le varianti ritmiche. Le varianti ritmiche sono ottime per studiare, sono ottime perché ti permettono di prendere un passaggio e di vederlo in tanti modi. Voglio fare un esempio con te su un passaggio di un brano che conoscerai e che esiste. Bene, prendiamo ad esempio questa sonatina di Clementi che io ho adorato all'infinito. Eccetera, eccetera. Ok, qui per risolvere i passaggi che non ci vengono abbiamo diversi modi. Allora, supponiamo che siamo alla quinta battuta. Come possiamo studiare questo passaggio? Sicuramente la prima cosa da fare quando un passaggio non ci viene, uno, bisogna studiarlo lentamente. Cosa vuol dire? Che ti devi togliere dalla testa l'idea del pezzo di come l'hai sentito, perché tu sicuramente sarai andato su YouTube, l'hai sentito fare, l'hai sentito suonare anche da gente molto brava e questi magari lo fanno a canna. E tu ce l'hai in mente così e cerchi subito di riproporlo. Ma
La cosa, diciamo, brutta del pianoforte è che tu vedi solo il risultato finito. Anche questa gente brava, quando ha cominciato, lo suonava lentamente, solo che tu vedendo solo il risultato finito pensi che loro siano dei geni o sono subito così, ma si suonano lentamente prima le cose. Anche perché bisogna tenere in considerazione di tutti gli aspetti. Innanzitutto la sinistra è sempre legata. La mano destra ha tre note staccate col cambio di dito sullo stesso tasto, legato, staccato, legato. Quindi se prima non sai suddividere bene questi ruoli di queste due mani, è impensabile unire le due mani. Quindi prima devi saperlo a menadito. È inutile che provi già ad unire le mani, perché tu le unisci e poi ti incarti ed è stressante. La cosa brutta è quando una cosa diventa stressante. Ieri, mentre davo lezioni in questa scuola, al piano di sopra c'era uno che stava suonando, penso, una sonata di Beethoven, se non mi sbaglio. E questa ragazza mi dice: cavolo, ma questo è 4 mesi che suona la stessa cosa. Faccio minimo, ma per questa sonata ci si mette anche 6 mesi, un anno ci si mette anche. E lei è rimasta sbalordita, fa: cavolo, io mi incavolo quando una cosa, dopo che l'ho fatta 4 volte, non mi viene. Faccio: ecco, perché devi ancora capire dove ci si deve arrivare, dove ci si deve spingere per il perfezionamento. Bisogna veramente puntare anche sui pezzi semplici come questo. Più si ha cura nei dettagli, anche di queste semplici cose, più quando arriveranno cose difficili le sapremo gestire. Se qui invece lo facciamo in modo approssimativo, a parte che ci perdiamo il gusto della musica, che è una delle cose più belle che ci sia, l'interpretazione e l'espressione. Senti, tutto forte uguale non va bene. La sinistra che fa accompagnamento, un pochettino più leggera, la mano destra che deve spiccare ma in crescendo. Tan, tan, tan. Cioè questi non sono sol, 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 ma sol, sol, sol. In musica, ogni volta che una roba viene ripetuta più volte, è perché ha un significato diverso. Cioè, la ripetizione dello stesso passaggio, utilizzato 3 volte uguale, non significa assolutamente niente. Quando io ti dico una cosa, ti dico: oh, mi hai sentito? E tu non mi rispondi, ti dico: oh, ma mi hai sentito? Non è che ti dico 2 volte: mi hai sentito? Mi hai sentito? Mi hai sentito? No, la seconda, la terza volta te la dico più forte, o te lo dico più piano in modo tale da cambiare il tono, il volume di voce e cercare di farti scendere dal pero. Questa è la stessa cosa. Non vuol dire niente, ma attenzione poi a non renderlo ovviamente romantico, perché Clementi è in un periodo assolutamente classico. Ok, quindi ogni cosa deve stare al suo posto, ogni cosa deve avere la sua cura dei dettagli, dei particolari. E quindi un buon metodo di studio è quello di prendersi il tempo che si ha, se si ha solo mezz'ora, si fa solo questo, non si cerca di fare tutti i compiti che ci ha dato l'insegnante in quella mezz'ora, si fa solo una cosa e la si fa fatta bene, anche poche battute. Non è detto che io ogni volta che metto qui lo spartito, ah, adesso lo suono tutto dall'inizio alla fine. No! Perché se io la prima pagina la so benissimo e non la sbaglio mai, vado nella seconda pagina e vado nel punto in cui ho difficoltà. Se non riesco a rendermi conto di quali sono le difficoltà che ho, accendo un registratore. Oggi abbiamo gli smartphone, abbiamo tutta la tecnologia del mondo. Accendo un registratore, suono tutto, mi registro e quando mi riascolto segno con una matita colorata i punti che mi hanno dato noia. A quel punto poi io vado a lavorare solo su quei punti. Questo è un punto, scusa se ripeto tante volte la parola punto, ma è un punto su cui io insisto tantissimo. Si lavora solo sui punti che non ci vengono. Quelli che ci vengono ci verranno sempre. Quelli che non ci vengono non ci verranno mai. O se ci vengono di culo e non ci deve venire di culo. Bisogna, ripeterlo, quando riesci a fare cerni, diceva, quando riesci a fare un passaggio 10 volte di fila senza sbagliare, vuol dire che hai veramente capito come farlo. Quindi in ogni cosa, in ogni situazione, semplice o difficile che sia, c'è sempre il modo per risolverlo. Tornando all'inizio del video, ti dicevo che questa mia allieva faceva questo passaggio di ottave spezzate. In questo caso io la mano totalmente, ho il braccio totalmente fermo e sto facendo le ottave
di mano. Inizia a sentire tensione qui. Inizia a farmi male. Mi devo fermare. Mi devo fermare perché sento dolore. Se non mi fermo, mi viene la tendinite. Sì, il dolore è sempre campanello d'allarme. Se tu metti il dito sul fuoco e ti scotti, togli via il dito. Se non sentivi il dolore, lo lasciavi lì e dopo non te lo ritrovavi più il dito. Quindi dolore, campanello d'allarme, e d'allarme bisogna toglierlo. Perciò, quando si fa qualsiasi tipo di lavoro, bisogna sapere come farlo. E quando si fa un tremolo, che sia lento o veloce, bisogna portare il peso da una parte e dall'altra, esempio. Così io sono totalmente fermo, lavoro solo di dita. Se invece inizio a lavorare di polso, di avambraccio e soprattutto di ciccia qui sotto, cioè se io ho il braccio rilassato e continuo a spostare il peso da una parte all'altra, cioè questo è il movimento che bisogna fare. Nelle prime lezioni ci si dice di rimanere composti, gomiti attaccati ai fianchi, meno ti muovi meglio è. Va benissimo nelle prime lezioni, ma man mano che vai avanti, devi trovare il tuo modo di stare sereno e comodo sul pianoforte. Quindi devi andare quasi a prenderlo l'altro tasto e devo vedere a un certo punto la mano che è in verticale. Non devo vederla sempre così la mano. A un certo punto la mano deve andare a chiappare. Ora sto esagerando, ma è per far capire che questi movimenti esistono. Se io devo andare a prendere un tasto in una posizione scomoda, posso fare anche posizioni scomode della mano, ma l'importante è che io poi riesco ad andarlo a prendere senza problemi poi quel tasto. Quindi in questo caso io sto portando il peso da una parte e dall'altra. Ora riduciamo questo movimento che è eccessivo e si vede che la mano sta andando da una parte all'altra, non è più, ma è... Cioè qui la mano scende per inerzia e ora se hai un po' di ciccia qui sotto la vedrai ballare, vedi? Quando senti ballare la ciccia qui sotto vuol dire che stai lavorando di peso. Cioè puoi andare avanti anche 10.000 ore e non senti dolore. Se invece hai tutto fermo, lavori solo di dita, beh, qui inizierai ad avvertire dolore. Quindi in ogni cosa c'è sempre il modo per farlo bene, c'è la soluzione per suonarlo senza stancarti e quindi senza staccarti potrai essere anche più pulito in quel passaggio. L'importante è riuscire a trovare la chiave giusta per affrontare ogni singolo passaggio. Cerca di sperimentare tu stesso ogni volta queste situazioni nuove. Cavoli, non mi esce questo, forse non riesco a trovare l'espressione giusta, forse anziché stare sempre col polso così, magari se alzo il polso mentre vado via, alzando il polso ho il dito più disteso, di conseguenza il suono è più debole e il suono mi esce sfumando. Anziché così e mi appoggio, il suono esce forte, ma... L'altro giorno leggo un commento di un jazzista e fa: non capisco perché voi pianisti classici fate sempre questi gesti scenici che non servono a niente. Ma che col cavolo non servono a niente? Si chiamano respiri, si chiamano espressione queste cose qui, eh? Ok, quindi il mio consiglio è di stare su un passaggio, applicare le varianti dove è possibile, ma senza dare troppa importanza a queste varianti, perché noi dobbiamo risolvere il passaggio, non dobbiamo risolvere le varianti. E quindi il metodo di studio che fa la differenza, ovvero il modo in cui tu concentri la tua attenzione e il tuo tempo in un passaggio, che fa la differenza di risultato tra una cosa frustrante e una cosa che dici: cavoli, sono stato su tempo, però ora mi esce. Quindi ti consiglio, se non hai ancora fatto, di guardare, ho realizzato un videocorso su piano solo, si chiama Metodo di Studio, dove insegno tutte le strategie e le tecniche corrette per studiare e per risparmiare tempo. Dato che nessuno di noi ha tempo da perdere, sotto in descrizione del video troverai il link al videocorso perché è un investimento di tempo, questo qui. Tutti noi abbiamo poco tempo e continuare a perderlo utilizzando formule sbagliate, ricominciando sempre il brano dall'inizio ogni volta, è estremamente stancante. Quindi in questi 18 anni che suono il pianoforte ho imparato qualcosa, questa cosa l'ho racchiusa in un corso e niente, se sei interessato ti consiglio veramente di prenderlo perché ti aiuterà in molte cose. Ciao Waglio, ci vediamo al prossimo video.